Il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, prima dei lavori dell'ultima seduta, ha voluto ringraziare a nome di tutti i consiglieri il presidente Sergio Mattarella per aver accettato il nuovo incarico e ricordare l'ex consigliere e senatore Antonino Valletta, recentemente scomparso. Subito dopo sono iniziati i lavori esaminando ed approvando all'unanimità alcuni atti di indirizzo, tra i quali un ordine del giorno riguardante la riprogrammazione dei fondi del piano di sviluppo rurale per l'agricoltura. Il provvedimento di indirizzo riguarda nello specifico una riprogrammazione del piano di sviluppo rurale in relazione alla concessione di nuovi fondi per l'apicoltura, constatando come i piani finora hanno sempre svantaggiato gli apicoltori molisani a causa soprattutto dei criteri di accesso previsti. È dal 2013 infatti che gli apicoltori dovevano avere almeno 200 alveari a causa di una produzione standard di 44 euro per alveare. La Comunità Europea ha poi rimodulato tali criteri, portando gli alveari a 70 unità per l'accesso ai bandi e aumentando lo standard di un'arnia a 143 euro ad alveare per il Molise. Sono state infine presentate e proposte due interrogazioni con risposta orale. Una riguarda la concessione del compendio aziendale denominato Gemelli Molise SPA, alla quale ha fornito la risposta il presidente della Giunta Toma, per gli interroganti che si sono dichiarati parzialmente soddisfatti delle notizie ricevute. L'altra sull'utilizzo delle sale operatorie dell'ospedale Caracciolo di Agnone e sulla verifica delle spese effettuate per le opere di allestimento e di acquisto di attrezzature e macchinari destinati alla stessa struttura sanitaria, la cui risposta, sempre del presidente Toma, non ha trovato soddisfatti gli interroganti.